Cari concittadini, è sempre una grande emozione rivolgere a tutti voi gli auguri di un Santo Natale. In occasione delle festività natalizie sento infatti ancora più forte la responsabilità di trasmettere e comunicare alla mia guardavalle il senso del mio impegno e degli sforzi che quotidianamente l'amministrazione comunale mettono in campo per garantire alla cittadinanza quella normalità che continuo a invocare come obiettivo primario per il nostro Paese. In questo ultimo anno del mio mandato, nonostante la forte crisi finanziaria che continua a interessare anche il nostro Comune, come quasi tutti gli enti locali italiani, tra tante difficoltà abbiamo compiuto piccoli passi verso la normalità, raggiungendo importanti obiettivi, avviando opere pubbliche, riuscendo a mantenere i servizi essenziali e attivandone di nuovi al fine di garantire un paese più decoroso, vivibile e solidale. Il perdurare della crisi che ormai interessa sempre più famiglie non consentirà purtroppo a tanti guardavallesi di vivere le festività con la serenità che invece meriterebbero. A tutte queste persone che per motivi diversi vivono una situazione di disagio vanno dunque in via particolare la mia vicinanza e la mia solidarietà. Una città deve essere infatti come una grande famiglia che cerca di dare la giusta attenzione alle persone meno fortunate, e in qualità di sindaco il mio pensiero non può fermarsi quindi al semplice Buon Natale, ma deve rivolgersi in modo continuo e costante alla ricerca di soluzioni concrete per superare le quotidiane difficoltà. Le mie non vogliono essere parole retoriche, né tantomeno mi sento ipocritamente di disconoscere le grosse difficoltà incontrate dall'amministrazione comunale per dare delle risposte concrete a tutte le legittime esigenze della cittadinanza. Quanto è nelle possibilità del nostro comune, tuttavia, è stato e continuerà sempre ad essere fatto. Importanti obiettivi sono stati raggiunti nel settore dei lavori pubblici, nella sicurezza del territorio, con i lavori del Burrone Vincerello, di Sant'Elia o via Roma, di Ponte Ischia, nel risparmio energetico. Dopo un lungo e complesso iter tecnico-burocratico sono partiti anche i lavori della videosorveglianza su tutto il territorio e del centro culturale teatrale in Piazza Carmine. Pochi giorni fa, e precisamente il 22 dicembre, abbiamo anche affidato i lavori per la realizzazione di 54 nuovi loculi al cimitero e i lavori per il ripristino di diverse cabine in disuso da tantissimi anni in località Lonzo e che garantiranno un aumento di acqua potabile per i nostri serbatoi, nonostante da 5 anni non abbiamo mai avuto problemi di mancanza d'acqua né in paese e né in marina. E con l'idea da parte di tutta la giunta di riuscire a portare anche a Guardavalle Marina l'acqua delle nostre sorgenti per un ulteriore risparmio di costi di gestione dell'acqua e acqua con potabilità migliore per la nostra comunità. Sono stati anche completati i lavori di messa in sicurezza del Burrone Borgo Rosso gestiti dalla Regione Calabria. Permettetemi di esprimere una nota critica verso tutte quelle persone che continuano a non effettuare la differenziata. Nonostante abbiamo raggiunto un valore del 50% circa della raccolta differenziata, pretendiamo un ulteriore miglioramento per il nostro comune, perché altrimenti nei prossimi mesi la Regione Calabria, se non aumenteremo la percentuale di differenziata, ci penalizzerà sia per contributi regionali con esclusione da questi finanziamenti e sia per un aumento di costi da pagare alla stessa regione.
che costringerebbero il comune ad aumentare i tributi, e questo, vi assicuro, non è un provvedimento che vorremmo adottare. Vi chiedo scusa per i disagi che hanno portato i lavori della metallizzazione a Guardavalle Centro, lavori che sono finiti, mancano solamente i collegamenti nelle case. Nella condotta principale la ditta ha anche provveduto a derogare il gas e qualche famiglia lo sta già utilizzando. A marzo i lavori saranno completamente terminati, ci sarà la scarificazione di tutta la strada provinciale e poi la bitumazione. Bitumazione che partirà dalle due strade, quindi dall'entrata del paese, fino a via Antonio Giordano. Il comune di Guardavalle, con i tanti interventi straordinari fatti in questi anni, è riuscito anche a garantire un territorio più pulito, anche quando i comuni limitrofi vivevano grosse criticità igienico-ambientali. Al fine di migliorare sempre di più il servizio, stiamo predisponendo, attraverso il bando che scadrà il 18 di gennaio, un finanziamento di circa 160.000 euro per sostenere l'acquisto di nuove attrezzature da utilizzare per l'implementazione dei sistemi di raccolta differenziata, soprattutto nelle periferie, nelle frazioni montane e nelle strutture ricettive. In questo fine mandato, infine, abbiamo programmato diversi interventi che a breve tempo inizieranno, come il continuo miglioramento dell'area del lungomare, con la creazione del campo da tennis in sintetico nell'area accanto il già realizzato campo sportivo, e un'area picnic attraverso un finanziamento regionale di 60.000 euro, con il quale realizzeremo nella pineta un'area predisposta con tavolini e sedie, un percorso trekking, una torretta di avvistamento e tutta l'area predisposta, quindi vicino a questa area picnic, attrezzature per la differenziata. Inoltre, a febbraio, sempre nella frazione marina, partiranno i lavori di manutenzione del manto stradale su diverse traverse. A Guardavalle Centro andremo a realizzare i marciapiedi sul lungo fiume nella zona di via Antonio Giordano, mentre ad Elce della Vecchia, attraverso il finanziamento di 600.000 euro arrivato attraverso il patto per la Calabria dal governo Renzi, andremo a potenziare e mettere a norma i due serbatoi in località Tre Limiti e quello della Nivera. Ed inoltre, finalmente, daremo pari dignità ai cittadini della frazione Nivera, illuminando quella frazione e sistemando la strada. Infine, il PSA, il piano strutturale associato, in cui, dopo l'estromissione del comune di Monasterace, abbiamo ripreso a lavorare con la conferenza di pianificazione, che ci dovrà portare, insieme al comune di Santa Caterina, alla conclusione di questo atto importante per lo sviluppo di tutto il nostro territorio. Inoltre, vi comunico, per lo scambio degli auguri per il nuovo anno, l'amministrazione comunale ha programmato due iniziative: il 28 dicembre con il gruppo degli Alma Folk in Piazza Carmine, ed il 30 dicembre ci sarà un gran galà della lirica nella sala consiliare con tre artisti di elevata bravura. Avremo modo così di passare due serate importanti e alla fine brinderemo per questo inizio anno che sta per arrivare. Tutto ciò è stato possibile grazie all'apporto di tutta la squadra comunale, dalla segretaria comunale, dai dirigenti, agli impiegati e agli operai comunali, che hanno lavorato con scrupolo e coscienza, garantendo l'espletamento di tutte le attività, nonostante la grave carenza di personale che interessa il nostro comune, alla mia giunta che mi ha supportato e soprattutto sopportato, dimostrando sempre capacità e grande sensibilità verso le molteplici esigenze quotidiane, nonché al Presidente del Consiglio, Adelisa Salerno, e ai consiglieri comunali.
Ringrazio inoltre il comandante della caserma dei Carabinieri di Guardavalle, il dottor Massimo Scalinci, per la vicinanza, la sensibilità e la disponibilità che mi ha dimostrato quotidianamente. Solo quando si lavora insieme e verso un obiettivo comune, infatti, è possibile raggiungere piccoli e grandi risultati. Cari concittadini, anche quest'anno, nel rinnovare il consueto appuntamento con gli auguri, come da tradizione, ho voluto tracciare un sintetico bilancio dell'attività svolta, tra successi ed errori, tra applausi e critiche, tra gioie e qualche momento di amarezza, nella consapevolezza che tanto altro resta ancora da fare e che cercheremo di farlo, come sempre, con grande impegno e con responsabilità. Un messaggio di auguri non deve certamente rappresentare un momento di propaganda, ma ritengo che sia anche molto importante comunicare ai cittadini le positività che sono state raggiunte. Con un po' di ottimismo si riesce, in qualche modo, anche a dare speranza e forza a chi ogni giorno deve affrontare tante e diverse difficoltà. Ed è con il cuore e con l'auspicio che questo possa essere davvero un Natale di speranza, che a nome dell'amministrazione comunale rivolgo a tutti i guardavallesi ed anche a tutti i nostri compaesani sparsi per il mondo, ma che ci seguono con affetto, i miei migliori auguri per le prossime festività. Buon Natale e buon anno nuovo a tutti.